dalla vostra Sonichan ancora per poco, perché è molto probabile che io muoia presto. Sto scherzando ovviamente, però ragazzi, mi è venuto un qualcosa, sono morsi di non so quale animale e sinceramente mi sto preoccupando molto. Devo dire che mi fa veramente molto ridere fare questo video, perché sino a qualche giorno fa stavo guardando i titoli dei miei colleghi youtuber e vedevo tipo mi ha morso il ragno violino, è grave, così con la... E niente, l'ho trovato uno scherzo veramente di pessimo gusto, perché non so se sapete, ma il ragno violino può dare delle complicanze sino a portare alla morte. E di fatto la scorsa estate un uomo in gita qui in Sicilia purtroppo è morto proprio a causa del morso del ragno violino. Ma adesso ragazzi mi sono ritrovata piena di buboni stranissimi sul viso, qui nel collo. Inizialmente ero tranquilla perché ho pensato ma sì, sarà qualche morso di zanzara, ancora qui in Sicilia siamo tempestati alle zanzare, ci sta. Poi però la cosa ha continuato, perché ho un prurito mostruoso, non so se vedete, questo è quello più grande, e me ne sono iniziati a spuntare degli altri. Certo, non so come tenere bene la videocamera per farvi vedere, però ne ho uno qui. Era tutto tranquillo sino a quando ho fatto la sciocchezza di caricare le fotografie di questi morsi su Google Lens, e lì fra le 200 miliardi di cose che mi dava poteva essere il morso di un ragno. A quel punto mi sono terrorizzata, ho scritto la mia dottoressa stamattina, perché il prurito fra l'altro non passa. Allora guardate, vi faccio vedere, prendiamo Google Lens, dove vado a caricare uno di questi qua che sono appunto tutti i morsi che ho. Prendiamo questo qui che è il più grandicello e un attimo che zoomiamo qui, voilà, e andiamo alla ricerca. Queste sono tutte le cose che potrebbero essere, quindi dermatite atopica, psoriasi, impetigine, addirittura un tumore, oppure appunto il morso di un ragno, guardate qui, che si presenta proprio come ce l'ho io, quindi molto rossastro, con una puntina in centro e super pruriginoso. E questo qui è il signor simpatico ragno violino, che in genere poverello se ne sta per i fatti suoi, ma se ci morde questo potrebbe essere l'inizio. Un po' come quello che io ho sul collo. E questa potrebbe essere l'evoluzione, sino ad arrivare ragazzi alla gangrena. Ora ragazzi, facendovi vedere tutte queste robe, non voglio di certo farvi preoccupare, ma farvi vedere come cercando su Google anche una puntina può essere un tumore o il morso di un ragno violino. Quindi in questi casi bisogna razionalizzare e chiedere subito al medico, così come io ho fatto, ma ancora ahimè non mi ha risposto. Vi faccio vedere qua, come potete vedere da queste immagini che sono appunto le foto dei morsi che mi ritrovo. Sicuramente è stato qualche insetto o addirittura penso che possa essere un fungo. Vi spiego perché penso questo, perché un mio amico ha preso da circa qualche settimana due gattini di 2 mesi stupendi ragazzi, meravigliosi, e ovviamente io sono andata a casa sua a fargli visita, ma i gattini essendo così piccolini ancora non erano vaccinati ed ancora non avevano neanche fatto l'antiparassitario, e quindi sicuramente avevano delle pulci o magari appunto la tigna del gatto, che è sostanzialmente una specie di dermatite che viene ai gatti, sono dei funghi che però si possono trasmettere anche all'uomo e quindi diventano così. Questa mia teoria penso che sia abbastanza sensata, perché anche il mio amico, come potete vedere, ha veramente tantissimi morsi alquanto strambi, che forse non sono morsi appunto, ma questi funghi. Non l'abbiamo capito, fatto sta che potrebbero essere o pulci o funghi. Yay! Spero che queste immagini non mi impressionino, se è il caso andate un po' avanti. Mentre lui ha questi morsetti tutti ravvicinati, io ce li ho sparsi fra il viso, il collo, le braccia, dietro la schiena, quindi non sembrerebbero essere morsi di pulci, almeno nel mio caso. Quindi ragazzi, non so cosa ho. Fufino, se perderai la tua mamma, come farai? Chi te li darà i croccantini? Chi ti spazzolerà? Chi ti rimprovererà quando fai il monello? Ai, 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 ai. E soprattutto, chi sarà la tua prossima vittima? Odrina, e tu a chi miagolerai per avere del cibo e uscire di casa a fare le passeggiate in giardino? E chi ti farà stare sul letto, anche se Salvo non vuole? Non di certo Salvo, appunto. No, inutile che implori. Ragazzi, sia chiaro, non possiamo uscire. Guardateli piazzati davanti la porta perché vogliono andare in giardino. Ma è proprio nel giardino che si nascondono le insidie, gli insetti, il ragno violino. E chissà se siete stati proprio voi a portarmelo e a
adesso io per colpa vostra morirò entro 2 settimane, perché il veleno del ragno mi sta attraversando le vene e fra un po' arriverà a farmi stecchino. Ragazzi, ma quanto è facile fare dei contenuti fake su cose drammatiche piuttosto che cercare un'idea per intrattenere. Spesso questa è la strategia che usano molti youtubers per fare visualizzazioni facili, ma io non sono d'accordo. Veramente, anche se volessi fare questo video nell'ottica "oh mio Dio, forse il ragno violino", ed effettivamente potrebbe esserlo perché non so quale insetto mi abbia morso, non ci riesco a farlo perché non mi sembra corretto e sincero nei vostri confronti. Comunque sia, oggi non faccio uscire questi marmocchi perché ha piovuto da poco, Audrey, ed io ho appena lavato tutta casa e non ho intenzione di farmela sporcare dalle vostre zampettate bagnate. E poi è già cresciuta l'erba altissima, è veramente tipo una giungla in cui si possono perdere o meglio ancora prendersi realmente le pulci. Per sì e per no ho rimesso l'antiparassitario ai miei gatti. Comunque sia, già di base avevano un antiparassitario naturale fatto appunto da questo collarino, meno fufino bello, ma io ho spruzzato di sopra il frontline. Devo dire che Fufi non era assolutamente molto felice di ciò. Ed infatti, ragazzi, sia Milky, Fufi e Audrey hanno iniziato a scappare per tutta la casa. Io con questo spruzzino in mano che li rincorrevo, è stato veramente bruttissimo. Ma ovviamente sono stata costretta a farlo perché metti che mi fossi portata le pulci a casa, io le avrei trasmesse ai miei gatti. E ovviamente a quel punto sarebbe stato difficilissimo debellarle. Io ho cercato di prevenire il disastro e quindi ho seguito tutte le precauzioni del caso, come per esempio lavare le lenzuola a 90 gradi, anche se poi il mio gatto ci si è piazzato sopra. Audrey, non è che abbiamo fatto molto se tu per caso hai le pulci e sei qui sopra. Onestamente però escludo questa ipotesi, primo perché non li ho mai visti grattare e poi secondo perché quando sono rientrata da casa del mio amico sono andata diretta a fare la doccia. E come sapete, le pulci col calore dell'acqua muoiono, quindi è veramente molto poco probabile che io gliele abbia potute passare. Comunque sia, meglio prevenire che curare, come nel mio caso. Ed infatti, ragazzi, mi tocca una bella curetta che mi ha dato la farmacia al momento. È appunto una cremina per morsi e ferite che mi tocca mettere. Ma prima mettiamo in sicurezza i miei animali. Questo qui è il frontline, ovvero l'antiparassitario, che protegge da zecche, pulci e insetti vari, che ho spruzzato sui miei gatti traumatizzandoli. Cioè, guardate un po' cosa fa Milky se mi avvicino con questo coso. Sono sicura che scapperà. Mo ciao, patatina, che te ne stai spaparanzata sul divano? Lo sai che ti devi spostare da qua perché dobbiamo disinfestare tutto ancora una volta. Guardate cosa succede se mi avvicino con questo coso. Ta-da-da! Guardate in faccia. Una spruzzatina, gliela diamo. Eccola che scappa via! Sì, lo so, sono un po' sadica, ma con la scusa sono riuscita a spruzzarglielo nella pancia perché la scorsa volta, cioè, scappavano come i pazzi, ovviamente non sono riuscita. Mentre per l'ambiente, quindi divani, cuccette, userò questo qui. E quindi andiamo ancora una volta a spruzzettare tutto in giro. Sul tiragraffi, sull'altra cuccetta, sul mio divano, ahimè. Poi questo lo rimettiamo a lavare. Intanto togliamo ogni pericolo. E adesso che i miei bimbi sono al sicuro, posso pensare a me stessa. Quindi mettiamo la cremina, che è una crema generica. Quindi dovrò poi andare, penso, dal dermatologo in modo tale che mi sappia dire esattamente cos'è e come curarla. Nel frattempo attendo la risposta del medico di base. Leggo i capelli perché fra l'altro mi strofina proprio qua. E ragazzi, mi fa un prurito tremendo. Mettiamo la cremina su tutte le parti interessate, che sono tante. Andiamo qui sul collo, mamma, ne sta uscendo un sacco, e la spalmettiamo per bene. Mi sporcherò tutta quanta, già lo so. Poi qui dietro, ecco qua, sul braccio, che mi ha fatto già la crosticina ed è caduta, non so se vedete. E qui mi fa pensare tanto veramente alla tigna dei gatti, che è questo fungo appunto. E ovviamente anche qui, uno qui e uno qui. Questa no, perché è una puntina. Era proprio un bel brufolotto che avevo già da prima, invece questi sono molto pruriginosi. Ce n'è un altro qui sotto. One eternity later. Wow, ma sono una favola. Comunque, ragazzi,
ragazzi, la cosa che mi fa stare tranquilla è che le mie macchie, morsi, punture, non so cosa sono, rispetto a quelle del mio amico che a furia di grattarsele le ha fatte diventare tipo pizze margherite, sono più ridimensionati. Certo, è anche probabile che ancora non si siano sviluppati del tutto, questo è il primo che mi è uscito e si è allargato molto, magari anche questi diventeranno così, ho prurito ovunque, mi sento però tipo le pulci. Comunque sia, questo video non era fatto assolutamente per farvi preoccupare, ma per spiegarvi come sia semplice creare dell'allarmismo con dei titoloni proprio come questo che ho messo oggi io, così in maniera ironica, scimmiottando un po' i miei colleghi youtuber che usano questi titoli tipo mi sono rotto un piede, ho perso i denti, soltanto per fare visualizzazioni. E piuttosto, ragazzi, invito anche voi a non volere guardare questi video solo perché dentro c'è qualcosa di scioccante, perché così invogliate appunto i creators a fare video di questo tipo. No, facciamo dei contenuti carini su YouTube e magari, perché no, divertenti o per farci riflettere, proprio come voleva fare questo video oggi. Spero di avervi messo comunque il buon umore e vi faccio sapere se questa roba peggiorerà o migliorerà, e noi ci rivediamo al prossimo video, si spera. No dai, scherzo, ciao.